buongiorno e buon caffè. Nel manuale che consegnano a tutti i runner della maratona di New York, una parte speciale e neanche piccola è dedicata ai ringraziamenti. A ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile l'evento in particolare e poi specialmente per tu runner che stai leggendo questo messaggio. Quindi invitano a ringraziare tutti i volontari, i vigili del fuoco, la polizia che vi accompagna durante la corsa, così come tutti gli spettatori che sono tantissimi, dal primo, dal chilometro zero all'ultimo, sono solo i ponti nei quali non c'è tifo, ma un tifo infernale da finale di campionato del mondo. E poi c'è una parte speciale. La parte speciale invita a ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile per me specificatamente questo, tutti coloro che sono stati capaci di sostenere il runner durante il suo lungo periodo di allenamento, con anche magari dei sacrifici. E trovo innanzitutto bello questo concetto del ringraziare, del rendersi conto che senza altri le cose non possono accadere e quindi che ci sia necessità in qualche modo di dire grazie a qualcuno. E allora io innanzitutto dico grazie a mia moglie che è qui e sta facendo finta di niente e se ne sta camminando leggermente avanti, perché senza il suo supporto continuo, senza la sua presenza, senza il suo calore non sarei stato qua. E poi devo ringraziare in particolare tutto il team dei Mix, Martesana in corpore sano, che mi hanno aiutato tantissimo, dal coach a tutti gli altri che mi hanno sostenuto tantissimo. Io sono il più scarso e mi hanno aiutato con un cuore veramente impressionante. Così come tutti coloro che mi hanno seguito, sostenuto in questa iniziativa, magari anche senza avermi incontrato, semplicemente per un contatto virtuale che in realtà è molto più forte di tanti contatti reali che si possono avere. Grazie per tutti i like, tutti i commenti, tutto l'affetto con cui tutti mi avete sostenuto. E poi bisogna anche ringraziare perché oggi, lunedì, diluvia, fa freddo, piove, è bagnato, se vi faccio vedere le mie scarpe sono in condizione penosa e ieri era una giornata perfetta per correre. Bisogna ringraziare anche per questo, credo. E poi siccome non ho fatto menzione alla mia grande famiglia, tutta la mia famiglia, ho cominciato con mia moglie e finisco con loro per chiudere in un grande abbraccio che mi è stata sempre vicina. I miei figli, i miei generi, le mie nuore, chiamiamole così, tutti coloro che mi sono stati vicini, i parenti tutti, potrei andare avanti all'infinito e i sottotitoli sono già partiti, che mi hanno veramente incoraggiato. Il messaggio, il succo di questo caffè: abbiamo il coraggio di aiutare gli altri e abbiamo il coraggio di ringraziare, perché sono due cose bellissime che ci fanno sentire veramente persone. Buongiorno e buon caffè.